Che ti succede? Don Pablo? No, te ne stai lì ritto come un palo. Inchiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scacchi. Più quieto di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odi elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Che sarebbe? Le metafore? Beh, le metafore, come dirti? E quando parli di una cosa, paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. Allora è semplice. Mm? E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. E scusate, Don Pablo, me ne vado. Ieri stavo leggendo una cosa, no? Stavo scritto. L'odore dei parrucchieri mi fa piangere e stridere. Eppure questa è una metafora. No. No, esattamente. A me mi piaceva pure quando hai detto sono stanco di essere uomo. Perché è una cosa che pure a me, no? Mi succede, però non lo sapevo dire. E quando l'ho letto mi è piaciuto molto. Ma perché l'odore dei parrucchieri mi fa piangere? Ma vedi, Mario, io non so dire quello che hai letto con parole diverse da quelle che ho usato. Quando la spieghi, la poesia diventa banale. Meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un animo predisposto a comprenderla. Due anni fa ci hanno dato un biglietto che prometteva l'arrivo diretto dell'acqua all'isola. Due anni fa non era stato Di Cosimo a promettervela. Quello che c'è scritto su quel foglio di carta non è una promessa, è un impegno, un giuramento. È Dio nel testimone. Mario, che a te non ti interessa quello che sto dicendo? Io voto comunista. Come? Io voto comunista. Ho sentito che ti è venuto il pallino della poesia. Mi dicono che fai concorrenza a Pablo Neruda. Ricordati però che i poeti possono fare anche molto danno alla gente. E quando vengono la tusina che si pongono? Ah, per voi a 300 lire. 300 lire? Ehi. Per questo prezzo mi devi garantire che per ogni vongola ci sia una perla. Ya, fammi un buon prezzo. Ah, se è per questo vi faccio un poco di sconto. Ah, ecco, va buono. Grazie. Oh, ma i pescatori già sono abbastanza sfruttati. Ha detto 300 lire, 300 lire. Perché si deve fare sto sconto? Io non voglio sfruttare nessuno. Arrivederci. Ah, perché non ti fai le fatte tu? Bene, volevo... Sì? Sì, amici.
A chi nella isola è il mar, il quanto mar. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. E da surro, in schiuma, in galoppo. Dice che no, poi che no. Non puede stare tranquillo. Me chiamo mar, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, non la poesia. Strano come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti sentivi? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora? Esatto, come il mare. Infatti ecco, e sto il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal di mare. Perché mi... Non so spiegare, ho sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Che ho fatto? Una metafora. No. Sì? No. Come che no? Ma veramente? Sì. Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare. Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Ma il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ah, ora tu puoi già dire eccetera, eccetera. Eccetera. Mm. Cioè il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. Detto una stronzata. No, per niente. Per niente. Avete fatto una faccia strana, però. Mario, facciamo un patto. Adesso faccio un bel bagno. E rifletterò sulla tua domanda e poi domani ti darò una risposta. Ma veramente? Sì, veramente. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda, il poeta dell'amore, il poeta del popolo. Posta. Ma lui, Don Pablo, com'è? Prendiamo lui alla moglie. Sai come la chiamo? Amore. Davvero? È poeta. Tutta donna. Com'è possibile? Donna. Guardi, non hai mai visto una? Me lo rende unico, maestro. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Non che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. E che metafora t'ha fatto? È una poesia. Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? Nuda. Madonna! Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel?